Assessore Paolucci, il Giro d'Italia torna in Abruzzo, torna sulla Maiella, tanti bei ricordi, ma una cartolina importante per la nostra regione, un privilegio tornare ad ospitare la Corsa Rossa. Esattamente così, è una candidatura che abbiamo fortemente voluto e siamo davvero soddisfatti che ci sia stata accettata da RCS perché rappresenta per noi una grande vetrina. Intanto è una tappa tutta abruzzese che fa conoscere le parti migliori dell'Abruzzo, da un lato la costa e dall'altro una grande salita, una delle più dure del giro, che ci riporta a situazioni sportive di 50 anni fa, è l'ultima volta che si percorse quella salita così dura. È definita tra tutti tra una delle tappe più impegnative e per quanto ci riguarda, oltre a tutto questo, c'è un grande momento di promozione del nostro territorio, perché poi sappiamo che la carovana del Giro è connessa a tanti altri aspetti e che rappresentano una leva promozionale e turistica, e per cui è un grande appuntamento che la Regione ha fortemente voluto nell'occasione del 100° Giro d'Italia. Quanto è stato difficile strappare questa tappa alla RCS? Impegnativo quanto la salita del Blockhouse. Assessore, e poi non volete fermarvi perché oggi si parla di Giro d'Italia con la tappa abruzzese, ma c'è anche un'altra importante notizia. Lanciamo anche la candidatura della Regione Abruzzo a ospitare il campionato italiano ciclismo su linea nell'occasione del trofeo Matteotti, un'altra grande e importante candidatura. Abbiamo avuto l'occasione di poterlo ospitare per 3 volte nella nostra storia, ci candidiamo per una 4ª volta e vediamo di comporre un'occasione, quella del 2017, unica per la nostra regione, di essere ricordato certamente dal punto di vista sportivo come anno del ciclismo.